Ce ne avevo quattro, due me sono magnate. Ecco te, Intanto, sono ecco, qua. bravo. Due me Piuttosto vicino un sono po' di frutta, dopo la frutta, se non magnate. No, c'è c'è la la base. grappa. C'è la grappa No, vicino. prima della grappa, se c'è lo C'è stomaco la vuoto, con i grappa. babà napoletani ci possono stare prima della grappa, C'è tra la pesca e la... la grappa. Se mi fate finire, Ah, perché secondo me non c'è gioco. Però quando l'ho detto con la Cremonese sono stato attaccato anche da Stefano che mi ha detto: vabbè, ma stiamo a inizio campionato e dai tempo lo di sto qua e di aspettando, là. raga, sta su YouTube. Io l'ho detto con la Cremonese, ho detto: per me la Roma non ha gioco. Ha trovato, secondo me, la prima squadra organizzata che ha incontrato in campionato, perché l'Udinese è una squadra organizzata. Voi mi direte: ma la Juve, ragazzi, lo state vedendo tutti quanti, ripeto. Ci sono tanti demeriti della Roma, però cazzo, diamo dei meriti all'Udinese che secondo me stasera fa una partita perfetta. Sì, no, sentiamo Giorgio anche che ne pensi della O partita. Ribera. Allora, sono d'accordo perché a parte, vabbè, è iniziata subito malissimo, ovviamente errore di Castro, ok, però ha giocato proprio male, cioè, mentre l'altra volta contro la Juve alla fine del secondo tempo un minimo si erano ripresi perché lui aveva detto: ah, mi vergogno di voi, bla bla bla. E al secondo tempo ci cioè, hanno fatto pena alla fine come il primo. Poi, soprattutto, secondo me, appunto, ha sbagliato il cambio perché alla fine non c'era più centrocampo e quindi levando Cristante. Quindi ci sono stati tantissimi errori sia da parte ovviamente dei calciatori che di Mourinho. E poi, ovviamente, super merito all'Udinese perché ha giocato stra bene, quindi non gli si può dire niente. Però altra cosa, l'arbitraggio non mi è piaciuto tantissimo. Aia, aia, Giorgio, ma l'arbitraggio sul 4-0, ma che Giorgia, però cazzo fai la brava. Se vuoi stare qui o dici cose è? Allora, che sbagliate, a fare meglio, foto con De Rossi e Totti. Non cominciamo, non parliamo degli arbitri oggi, perché sennò mi stranisco, ve lo dico. Argomenti, che è meglio, perché? Ma come gli arbitri oggi, ragazzi? Ma la Roma non ha fatto un tiro in porta tra Torino e oggi. Non ha fatto un tiro, ha fatto un tiro, ha preso il palo dei mancini. Ma Sono d'accordo con quale te. arbitri? Ma quale di quello non è rigore, ragazzi? Se no ricominciamo un'altra volta. Giorgia, l'unica cosa, se tu parli, quando parla un altro, non si Non ti sente si quello che sente. dici. Quindi, se puoi ripeterlo, vai. Sì, dicevo, no, sono d'accordo con te, Enrico. Sono stata io la prima a dire che ha giocato malissimo, hanno fatto schifo tutti. L'unico che si è salvato è stato Dybala, perché almeno è l'unico che ci ha provato. E Quindi, Ibanez. anche. Però, più che altro Dybala, perché Bagnez l'altra partita aveva fatto il fenomeno, questa, vabbè. E comunque Ci abbiamo l'arbitraggio il coraggio di dire che dopo, Pellegrini ragazzi, e non lo Abraham spammate, non l'abbiamo giocano. letto, basta, Ragazzi, mo. scusate, ma oggi è Minchia, importante poi. la lettura, ma non mi sembra così difficile. Ragazzi, Mourinho ha toppato completamente l'interpretazione della partita nel secondo tempo. Il cambio Belotti-Cristante è un Ciao. cambio che ha stravolto una squadra che comunque nel primo No, tempo Augusto, dai. aveva risposto all'Udinese e nel secondo tempo si è consegnata all'avversario. Io Mazzocchi. sono un Sì, ma scusami mourinhiano, ma Marco, però stavolta scusami stoppato Marco, in tu maniera dici, consolante. scusami Marco, Bravo, ma perdonami, Marco, tu l'hai dici visto nel le secondo mutande, tempo, com'era? no? Ma la Sì, scelta di sì. Karsdorp la fa Damiano e Faina o Giorgio la fa Ah, Mourinho? vabbè, l'errore, La dice scelta l'errore di tecnico. Spinazzola, scusami Marco, la scelta di Spinazzola, ti ripeto, io Spinazzola per me è un giocatore, è uno dei terzini destri barra esterno destro che il calcio italiano abbia mai visto. Secondo Ma me più abbia mai forti che c'è mai. visto? Per me Spinazzola, ragazzi, prima Però dell'infortunio. Damiano, Per allora me tu mi Spinazzola prima considera. dell'infortunio. Aspetta, finisco, Era se no tipo Stefano mi capisci, Zambrotta, Marco. diciamo. No, per me Spinazzola era veramente forte prima dell'infortunio. Poi capisco che si è fatto malissimo, ragazzi, due Grazie, Rastro. volte, quante volte si è fatto male. Capisco che le prestazioni non possono essere più quelle, ma ripeto, io uno come Spinazzola, e mi perdonerà Leonardo, in questo momento non lo farei giocare. Per me c'hai Zalewski. Che io non mi spiego come non faccia a giocare sto ragazzo.
Guarda, stranamente sono d'accordo con Damiano. Marco, scusa, al volo, Selic col Monza ha fatto un scusate, destro, scusate, sì, no, sinistro, ha fatto un scusate, no, destro, scusate. E Selic comunque col Monza, ma rifarlo giocare, cioè dagli fiducia, lì è stato un errore, lascia perdere l'errore di caso perché non l'ha mai fatti così grossi. Però perché non dare fiducia? Zaleski è il giocatore che sta più in forma della Roma insieme a Smalling e Barnes, perché non gioca Zaleski? No, spiegatemelo, se si può dire, perché Mourinho non sbaglia mai, No, no, beh, però scusate un attimo, ognuno può mettere il bastoncino, la bandierina su una cosa. C'ho l'errore di Karsdorp. Allora, noi sappiamo che Mourinho vede Karsdorp e Celic più o meno alternativi a seconda delle partite. Stessa cosa Zaleski e Spinazzola. Qui, al di là di Zaleski, Spinazzola, Karsdorp e Celic, c'è proprio un errore tattico, strategico, di sistema che lui fa nell'intervallo. Perché lui la partita la può recuperare nel secondo tempo, come ha fatto con la Juve, ma sbaglia clamorosamente perché toglie un centrocampista e consegna la palla e il contropiede a Sottil, che ti ha fatto a fette, manco tanto Sottili, scusate il gioco di parole. No, questo no. È l'errore gravissimo bellissimo, di Mourinho di oggi. Bellissimo. No, quello, vi faccio vedere l'errore di Karsdorp. No, questo è l'errore gravissimo, gravissimo. Ah, ok, scusami. Però, insomma, Marco, senza vabbè, un'azione, questo, un triangolo, un cross, ragazzi, non è possibile, se si può dire, Marco, se no... oggi ha detto se l'Udinese va in vantaggio, qui non recuperi più. Ma come l'anno scorso a Roma stava con l'Udinese e poi ha segnato al 90esimo. Ma dice delle cose, tanto lui qualsiasi cosa dice a Roma, ragazzi, va tutto bene. Mo se me lo devi mettere fuori un'altra volta la conference, tiratela fuori. Ma la Roma, ragazzi, ma non si può fare un tiro un forte in 180 partite. Ma l'avete il coraggio di dirlo o non si può dire? Oh, se non si può dire, per me Mourinho ha vinto 25 trofei. No, vabbè, qua, però qua. Cioè, però qui non si riesce a trovare la quadra. Cioè, chiedo a Giorgio, era anche libera. Uno dice una cosa a modo suo. Panciroli, trai una conclusione. Io stavo guardando Ciccione, sto proprio nel. Sto giocando con Ciccione. No, alzi il piatto, si vergogni, no. Si vergogni. Ma questo veramente. Buonasera. Quattro pesche. Grazie Squalo, grazie mille Squalone. No, volevo far vedere a Matt e a Giorgia, credo che Mourinho, non sono ancora usciti video, ma credo abbia detto queste parole. Vai su Marco. Chi è che sta chiudendo? No, perché sto a un bar, devono chiudere. Vabbè, ma vattene a casa, oh. Salve, buonasera. Chiedigli se conoscono il Faina. Chiedigli se che l'età è quella. Chiedigli se conoscono il Faina. Qual è l'età di Instagram? Salvo, conosci il Faina tu? No, oggi no. Come oggi no? Ma come oggi no? Ieri? Domani? L'ho sentito nominare, però... Da chi? Da te. Da me? No, io ho nominato il Faina. No, da Fabio Capello. Ci mancherebbe. Ma stavo male. Certo. Ah, ok. Grandissimo intervento. Oggi no. Oggi no. Marco, no, che fai? No. Ti sposti? Cosa fai? No, vado perché sono lontano da casa. Ma sta rubando il wifi al bar. Ancio, scusa Marco, mi riprendi qua? Voi pensavate che io scherzavo? Leggi un po'? Mi metti la camera? No, ragazzi. È una marchetta. Ma c'è un sito serio che già ha riportato tutto. Come una marchetta? No, dico, ma è normale secondo te, Augusto? Ma scusi, da chi è fatto quell'articolo? Da Faina. No, che Faina, mica scrivo articoli io. Chi è che ha fermato? Manfredi, vai su notizie.com per favore, andiamo a vedere chi ha fatto. Se l'hai fatto tu, Camelio, ti giuro che ti lascio il canale. Io ti regalo il canale se l'hai fatto tu. Vai a vedere. Se vuoi c'è un sito più serio, grazie. Io non scrivo. Ecco qui l'autore. Mamma mia, chi è? Cosa ha scritto? Vediamo che cosa ha scritto il Ciccione. Voglio ridere un secondo. Quel che ha detto Mourinho, che ho scritto io. C'è anche allora, il video in effetti, sotto. Azzumma un po', Manfred, che non si legge un cazzo. Sì, è grave, rispondi Augusto, adesso fa una domanda, rispondi. Ha detto queste parole Camelio. Ma rispondi, è grave o no questa dichiarazione? Ragazzi, qualcuno che vada a controllare se l'ha scritto Camelio, insomma, quella roba. Cioè? Scusami Camel, ce n'è una più grave però, perché quella può essere il suo modo di andare via dalle polemiche. Invece qui dice, meglio perdere una partita 4-0 che 4 per 1-0. Questo è grave secondo me. Però è logico, ragazzi.
sì, come logico, ragionamento, ma non fa una piega. Mi sembra. Voleva dire anche io e Mazzocchi siamo meglio con i capelli che senza, se voleva dire anche questa ovvietà ce la prendevamo, però va bene. Ragazzi, vabbè, io vi devo salutare. Ciao Marco, grazie. Facendo. Ciao Marcone. Grazie mille. Ciao Marco. Buonanotte. Mi raccomando. Official Mazzo, che domani ci sono i, come si chiama, là, i voti. Ah, un attimo ragazzi, perché ci è arrivato qualche video al bot, vi voglio far vedere un attimo, così poi torniamo sulla partita, ci guardiamo un attimo le statistiche, i volti dei romani che ci hanno mandato. Vediamo qua. Lottare per cosa? Lottare per cosa? Andate a giocare a play, da 3 anni forse vinci. Quest'anno vi facciamo un bucio di culo come un ombrello, ancora non avete capito, vi mangiamo proprio come le cotolette alla milanese, non ce n'è. Lottare. Vediamo se qualcos'altro. E questo è il raccattapalle, credo. Vabbè. Beh, io penso sì, la Roma ha preso 4 gol per questo motivo qua, secondo me. Ma scusa, ma non è un giocatore della Roma? Eh sì, no, infatti. Credo, No, mi sa che l'ha tirata un raccattapalle qua. No, il giocatore, c'ha un fratino quello arancione. Ah, c'ha ragione, sì. Allora Mourinho aveva sbagliato. No, va bene. Può darsi... Ma siccome ne conosci i giocatori, può darsi che pensava che era una cattapalle. Questa è vecchia, mi sa. Vabbè, ma ragazzi, ma voi l'avete visto a un certo punto che l'hanno beccato in slow e lui faceva "che cazzo vuoi?". Non l'avete visto? Sottile. Non lo so con chi ce l'aveva, o col quarto con uno della panchina della Roma. Sì, sicuro. Matt, che ne pensi delle dichiarazioni di Mourinho post partita? No, a parte delle dichiarazioni di Mourinho, che vabbè, lui ormai ci ha costruito la carriera sullo spostare completamente il focus dalle questioni realmente importanti per proteggere la squadra. Ma io già settimana scorsa, quando tutti quanti decantavano la grande vittoria per 3-0 sul Monza, cioè io guardo la partita di oggi con l'Udinese e vedo semplicemente una partita che ha preso un binario diverso. Ma cioè, ogni settimana però ti sembra simile? Ogni settimana è uguale, cioè si ripete, è un loop infinito. Continuiamo ad avere sempre gli stessi problemi. Non c'è. Attento a dire queste cose, poi passi guai, te lo dico. Non fa niente, le dico perché sono obiettivo. Ribera, chi è che a voi vi è piaciuto di meno stasera della Roma? Dopo li dico, io lo dico per ultimo. Guarda, dirti quasi tutti è limitante, però io Pellegrini non so dove è rimasto, perché è probabilmente la vittima principale di quella che è una grandissima confusione, perché non c'è un briciolo di equilibrio tattico, una volta lo mette davanti in una difesa, una volta lo mette a ridosso delle punte, ma Pellegrini è la brutta copia di se stesso. Spinazzola, vabbè, Karsdorp, per me lui e Cristante non devono mai più mettere una maglia giallorossa addosso, ma non quella della Roma, neanche quella del Lecce, cioè non li voglio proprio. chat, libero la chat, io... ditemi che sono i peggiori in campo secondo voi. Guarda, fammelo dire a me, Andrea, ho voglia di dirlo proprio, penso, a parte Mourinho. Prego, sì. Guardi. Io, anche qui, se la trasmissione non funziona, la colpa secondo me poi è tua, dell'editore e di Manfredi, no? Allora, secondo me qui c'è il capitano. Abbiamo un editore, non lo sapevo. Quindi, sapevo anch'io, però. Quindi Pellegrini, il capitano, Sendioni, poi ci abbiamo Mancini, vice capitano, che è stato, non so se vi siete accorti, Mourinho lo sta togliendo sempre, rimane Ibanez, che mi avete preso per il culo tutto l'anno, e Ebram, io non lo so che cosa è successo, anche lui prende quasi 6 milioni e ha fatto un gol, non ha stoppato una palla, e Rui Patrizio lasciamo perdere, insomma, è un altro casino. Comunque i peggiori Pellegrini e Ebram. Anche Ebram stasera male. Sì, assolutamente malissimo. Infatti Belotti è entrato, comunque si è dato da fare, qualcosa a fare. Ma tu avresti tolto Ebram e avresti messo Belotti? Sì, ma fate parlare Giorgia, io perché fate parlare 3 ore Camelio? Stava dando un attimo le pagelle sue, dopo gli aveva chiesto Camelio Giorgia. Ma Camelio stasera, è la sua serata. Allora, un attimo, per favore, perché faccia finire Camelio, non è su Instagram, Faina, non è su Instagram. Vada, Camelio, l'ho tolto. No, vabbè, io invece adesso passa potevo, che mi piace. L'ho detto, vai tranquillo, Damiano, io non faccio lo sciacallo oggi, è troppo facile, l'ho detto già con la Cremonese e con la Juventus, se mi avete rotto i coglioni, dice, sta sempre a criticare, veramente... ecco i risultati. Chi legge calcio capisce cosa succede dopo. Se voi vi basate su 90 minuti vincerete sempre. Ha ragione, pienamente ragione. Chi legge calcio? Dove si legge il calcio? È il libro. Poi lo spiegherò. Giorgia, secondo te quali sono stati i migliori della Roma o i peggiori? No, i peggiori avevo chiesto. No, migliore solo Dybala, perché quanto mi riguarda è l'unico che ci ha provato. No, ma dica, secondo, dica i peggiori, 2 o 3 come ha fatto Camelio. Faccia i nomi scomodi. Pellegrini, sì.
Poi in realtà Castro è scontato, però non è per l'errore in sé per sé che ha fatto, è per l'atteggiamento che ha avuto dopo l'errore, cioè nel senso almeno dopo riprendi, invece non è entrato proprio nel pallone più totale e non ha fatto niente, non ha fatto niente, quindi per quello lo boccio, perché l'errore anche ovviamente è da bocciare, però ci può stare. Ma no, l'avvocato che ovviamente non esiste, perché non hai fatto niente, anzi hai solo peggiorato le cose. E quindi ovviamente dopo sei uscito giustamente. Io volevo dire una cosa sull'errore di Karsdorp, perché secondo me è un po' lo specchio della situazione attuale, perché è un errore che, tralasciando il lato tecnico, ma è a monte il problema, perché è un errore di una presunzione tale dare le spalle ad un avversario non pensando che magari possa averci la voglia e la rabbia di arrivarci su quella palla che tu magari stai appoggiando male. E attualmente con queste dichiarazioni che il nostro allenatore fa a fine partita, è lo specchio dell'allenatore che in questo momento non riesce a trovare una quadra e si continua a reiterare sempre lo stesso non gioco, lo stesso schema di settimana in settimana, mai una volta che si provi a cambiare qualcosa, a sparigliare anche un po' lui Patrizio, però, male, ragazzi, anche lui Patrizio, però forse vi siete scordati un calciatore che io sono stato sobbissato di critiche quando ho detto ragazzi. Vabbè, mamma Freddy, ma Freddy, smetti di provocare. Sobbissato. Ragazzi, Matic non si muove. Ragazzi, Matic, male, però, Matic non si muove. Io lo continuo a difendere. Ma Matic non si muove, non è difende un giocatore. Matic non si muove. Se poi vicino, ma Matic non si muove, ragazzi. No. Serve dinamicità. Stasera l'Udinese ti ha mangiato a centrocampo. Con Magengo, ma non corrono i nostri, non corrono. E te so di che, se muove Matic. Ma non è Matic il problema, perché la squadra per me deve pressare tutta. Se Matic sta fermo lì, è perché gli altri se li guardano peggio degli altri. Quelli giovani che dovrebbero correre, sì, non corrono. Non fanno niente. Ok, però ripeto, Matic, io mi aspetto che un calciatore di esperienza come lui possa fare la differenza in quel centrocampo. Io non vedo la differenza che dovrebbe fare Matic, poverino. Predica nel deserto. Ho capito. Aspetta che ci vediamo le reazioni dei tifosi. Mamma mia, che canale. Subito che andiamo in produzione per YouTube. Questa è la reaction di tutti, così ci facciamo una fotografia dei tifosi della Roma che è appena uscito. Io stasera mi sento male. Non è possibile. Non sono scioccato, sconvolto, inorridito da tutto quello che io ho visto stasera. Se tu non fai una, due o tre figure di merda all'anno, non sei contento. Mi viene da vomitare. Mi viene da vomitare. Poi mi dite un altro canale Twitch. Mi viene da vomitare. Ma come cazzo si fa? Ma come cazzo si fa 4-0 con l'Udinese? State fuori di testa. State fuori di testa, a partire da quella merda di Karsdorp, pippone di merda, non deve più vedere campo dopo un errore del genere. Lui Patrizio oggi sembrava un ottantenne. La squadra di Mourinho è una squadra rinforzata e non possono fare ste figure. Fermi un attimo, Andrea, mi fai dire una cosa? Ste figure non si... Prego, certo. No, adesso ti faccio capire il romanista perché secondo me si incazza come me, ma io posso. Oggi i peggiori in campo, nettamente, anche perché sono quelli del valore aggiunto, sono Pellegrini e Abraham. Non lo dicono, non ci si fa a dirlo. Perché tu ti aspetteresti la differenza da loro, giusto? Beh, anche lo dà l'ingaggio e quello è più forte però, di quello, quello è più forte di quello. Guarda, io non ce l'ho tanto con Abraham, perché ce l'ho tanto con Pellegrini, perché Abraham se Poraccio non gli arriva una palla, poi è vero che non però le stoppa. Però quando sono arrivate non la stoppate, È ok, però se povero Dio deve correre per tutta la partita da solo contro la difesa, ci sta che magari ci arriva stanco. Però è vero però. Il però problema... Belotti perché è entrato però? Grazie, Ardi. Ha preso il rigore, ha corso. Il rigore, ma sì, si è visto, ma ne ha toccate un paio, come ne ha toccate un paio pure Abraham alla fine nel primo tempo ha avuto quell'azione sulla fascia. Vabbè, ci aspettiamo ma non è che qualcosa di più pure da assolutamente Abraham, sì, però mi aspetto tanto di più da Pellegrini che per me è il fulcro del una gioco. Cosa però, Enrico. Allora, dobbiamo fare un attimo mente locale. È colpa di Mourinho. Questo è il rigore. Questo è il rigore. Che comunque, ragazzi, i romanisti non ne hanno parlato, però questo rigore qua sull'1-0, se non sbaglio. Secondo me questo se ne sta parlando poco, perché non è così eclatante, però la spinta da dietro c'è, con il braccio allungato da dietro. E qua ce l'abbiamo solo così. Ragazzi, se potete fate punto esclamativo Telegram e vi iscrivete al nostro canale Telegram e lo potete mandare con /OCV Sport Bot e ci mandate il video. Giorgia, quando siamo entrati, l'ha detto, colpa dell'arbitro.
Vai, Giorgio. Alza la mano. Ah, allora, Gio. Tutti sul carro di Giorgia ora, per favore. Quello che stavo dicendo io prima, io l'ho detto subito, ho detto hanno fatto schifo, l'Udinese ha strameritato, tutto quello che vi pare. Però, oltre a questo rigore, anche il fallaccio che gli hanno fatto su Pellegrini, non mi ricordo se era il 32esimo, 34esimo, non me lo ricordo, sono sincera. Però comunque là c'era l'ammonizione. Tu perché non mi ammonisci anche quando serve e poi magari mi vengono di bala a fine primo tempo quando comunque Giorgia scusami ieri notte abbiamo discusso fino alle 4 con Damiano questa cosa, la Roma oggi perde male, io parlare dell'ammonizione sinceramente mi prende un po' a male, cioè se no così non si cresce qui a Roma, se vogliamo fare una critica costruttiva la facciamo, se vogliamo di colpa di raccattapalle e dell'arbitro a me non mi ci trovate, poi che vi devo dire Ma non ha detto così, non metta tempo delle parole che non ha... ma l'ammonizione ma non si può fare, ma perdonami, non si può fare una distinzione tra le due cose, cioè c'è una distinzione tra le due cose, no? Te sempre che mi rivedi contro, fai apposta, ha fatto ragazzi cagare, ma Camelio è De Legno, gli è stato detto cioè... due volte che se parla sopra Giorgia non si sente perché non ha il microfono, lui che fa gli parla sopra, ma ragazzi se portasse il microfono no, se ma questo è Camelio non c'è. Prego Giorgia. No, lui Giorgia è uno di quei ragazzi che dice la offendo così si innamora, no? A quel livello lì, signor Camelio. Stiamo parlando di calcio, che offendo, ci mancherebbe altro. No, se lo compri. No, no, io ti ripeto, sono super d'accordo, però dai quello che c'è da dare, rigore, ammonizioni, e poi comunque la partita va a finire sempre male, perché la Roma ha giocato non male di più, però comunque tu dai quello che comunque si merita. Io solamente quello ho detto, quindi gli errori arbitrali comunque c'erano. Tutto qua. Mi sa che Abraham si è fatto male, eh? Ma perché quello è rigore, quello su Sedic, oh, ce, ragazzi, ce l'abbiamo, aspetta, aspetta, Harry, guarda che roba. Guarda sottile. Perché la cosa bella è che cambia sguardo, lui è incazzatissimo. Poi che... oh, ma che cazzo vuoi? Guarda. Mi sa che ci trova col secondo, mi scrivono. Boh, non lo so. A parte chat, vi amo. Ma che cazzo vuoi? Oh? Quando giocava era un bel macellaio sottile. Sì. Ma che cazzo? Ma Fiorentina ha fatto però, lui, no? Questo è. Sì, una carriera un po' così, sottile, insomma. Arte totale. Però posso dire una cosa, diciamo, di calcio, che esula un po' dalla presa in giro. Io vorrei capire se, da Enrico, se è colpa di Mourinho, se è colpa dei giocatori, perché può essere, diciamo, che... Se voi vi aspettate il gioco spettacolo da Mourinho, il calcio così, secondo me state fuori binario. La Roma giocherà sempre così, da un anno, quindi non credo che dall'oggi al domani la Roma adesso cominci a fare un gioco diverso. E il problema è che quando Mourinho perde o è sotto le partite, diciamo, come mossa strategica c'ha quella di mettere tutti dentro gli attaccanti, che è un po' il suo marchio che di 10 anni fa era una cosa che tutti dicevano grandissima. Sì, un po' lì Augusto, a partire, hai fatto una bella domanda, secondo me ti rispondo io da Mourinho, anche perché non sono amante, lo sai, del sarrismo e bla bla bla, i allenatori che c'è tra Sarri e Mourinho, l'ho detto. No, ti sto rispondendo, non sono amante di quel tipo di calcio, quindi mi aspetto dalla Roma però l'equilibrio, un allenatore tipo, ti faccio l'esempio per capirci, all'Ancelotti e alla Roberto Mancini, una squadra ordinata, equilibrata. Questo è per quanto riguarda l'allenatore, e Mourinho questa cosa qui non la dà. Meno male, siete che è partito da ieri a mangiare, due pesche ieri, cominciato ieri a parlare. Ce ne avevo quattro, due me sono mangiate. Ecco te. Intanto, ecco, quattro. Bravo. Due piuttosto vicino un po' di frutta, dopo la frutta. Se non no, c'è la grappa. C'è la grappa, no, vicino. Prima della grappa, se c'è lo stomaco, con un babbo napoletano ci possono stare prima della grappa. Tra la c'è la grappa, per quattro grappette. T'ho visto bene quando... Guarda, io l'ultima volta che t'ho visto sorridere era con Gabbiadini, che urlavi Gabbiadini, quindi va bene, dai. Però t'ho sentito piangere ieri, t'ho sentito piangere pure con Corporo Pancio del titolo. No, ma sei andato avanti tutto il giorno. Anche ma io non pianto, non piango per il rigore, ma io non piango perché io pago perché questa trasmissione è schierata palesemente, quindi ma come io schierata che per cazzo famo due ore di trasmissione, un'ora e 40 a parlare dei cazzate di Sarri che si ricorda soltanto di avere sbagliati quando io te voglio bene, però quello dei Marassi Mourinho si è preso con raccattapalle oggi, che era un giocatore della panchina della Roma, pensa come sta. Ma veramente ha fatto i complimenti, ha detto servirebbero Olimpico raccattapalle così, manco no, ha detto noi non siamo come loro, quindi ha dato un'accezione negativa, se tu non l'hai capita, perché non mi loro... sembra un'accezione negativa comunque, no, ha detto noi non siamo come loro, asciuga del stupore, asciuga delle lacrime a me
Asso, Asso, posso andare subito? Posso chiederti una cosa subito pesante? Sì. Certo. È più grave per il momento in cui arriva questo o il 6-0 col Bodo? No, adesso ve lo mettiamo su. Ovviamente, su se devo mettere sul piano tecnico le situazioni, Udinese è 7 volte il Bodo. Quindi, onestamente, questo è grave per come arriva Manfred. Ma è inaccettabile quello che c'è stato un anno fa col Bodo, totalmente inaccettabile. Però questo, Stefano, pure per come arriva è inaccettabile. Però l'Udinese non l'avevi fatto, dai. L'Udinese però, non, no, dai. Però aspetta, Stefano, ascolta. Queste sono le statistiche, per avere un attimo una fotografia. È importante, al Bodo è rindato con la primavera, cioè, capisci? Quindi è inaccettabile, so Enrico, basta ascoltare quando parlo. Ho detto inaccettabile anche questa sera. È semplice il discorso, soltanto che questa sera non hai il Bodo, hai una squadra che fisicamente c'è, corre tanto, fa un ottimo pressing e soprattutto ha delle ottime individualità per poter creare ottime azioni offensive. E l'hanno dimostrato, 4 tiri, 4 gol. Ok, no, fammi di rispondere. Però lì stavi con Diawara, con Bulla, e non mi ricordo, se leggiamo la formazione è una cosa vergognosa, con Bove, e qui stavi con Dybala, Pellegrini, Ebram, insomma, voglio dire, no, è Smalling, non è proprio la stessa cosa, eh. Ho detto questo inaccettabile uguale, soltanto che questa sera hai un Udinese che non dopo è il Bodo. Dopo un anno. No, non è che ne ha presi 6, ne ha presi 4, eh. Non è che ne ha presi 18, ne ha presi 4. Cioè non è che sei andato col pallotto lì al 18 e fine 6-0 con Udinese, 7-0, ho presi 4. Non ho presi 4. Beh, però ho visto squadre prenderne 3 dal Bologna che con rischio d'esonero di Mihajlovic, per dire. Ho visto pareggiare 4-4. Capito? Però Asso, una squadra che punta a fare molto bene, no, non voglio dire per forza vincere, potrebbe partire. È difficile che perda 4-0 con una che non, con un'altra, ma, che non punta. Ripeto, è una cosa, Manfred, è inaccettabile per come è arrivata, per quello che si è visto sul campo. Ripeto, 11 ectoplasmi o quasi invertebrati, un paio che toccano la sufficienza, un paio che toccano la sufficienza ci sono, per me, che la toccano. Poi adesso sono gli altri nove, scusami, e qualche subentrata d'eccezione de Seni. Una prova che non soddisfa nessun criterio. Questa sera abbiamo sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare, tutto. La partita è finita al 6° minuto del primo tempo, fine. Ste, tu avresti i cambi, li avresti fatti uguali a quelli che ha fatto Mu? Andrea, no. Sai perché? I primi due sì, perché l'ho chiamato, stavo in, non so, t'ho visto pure, sì, live, ti ho visto pure su Instagram, hai visto a fine apposta te lo chiedevo. Ho chiamato 3 cambi, due l'ha fatti. Il terzo, che quello è un ectoplasma, ma non significa che sia il capitano e non si possa criticare, assolutamente no, perché se sbagli la partita vai criticato come tutti gli altri, sei un giocatore come gli altri, solo che sei il capitano e hai più responsabilità. Oggi è scomparso dal primo al 90°. E quello è il primo. Scusa, se ti interrompo. Intanto, buonasera. Detto questo, però, Asso, io ho visto pure la diretta che tu hai fatto prima su Instagram e tu hai detto no, perché Mourinho non ha colpe. Primo tempo. Detto primo tempo, però, vediamo un attimo gli aggiustamenti a fine primo tempo. Chiaro, però, aspetta, però, l'impostazione tattica, Ste, e l'inserimento de Karsdorp. E parole tue, Spinazzola, tu hai detto in diretta è un ex calciatore. Per me no, perché detto, per me Spinazzola... Ho detto c'ha delle attenuanti perché sta tornando adesso ufficialmente, ma così giocando sembra un ex calciatore. Perfetto, però così non può giocare, secondo me. Secondo me, poi magari mi sbaglio. Ma io non Karsdorp è un altro, Karsdorp è un altro che secondo me è un giocatore da medio-bassa classifica. Li manda Mourinho in campo, non li manda Damiano o Stefano. Ma avete sentito mai di Patrick che non è colpa di Mourinho? Ho detto questo io dalla mia bocca, non è mai uscito questo. Io sono uno di quelli che volevo finire il concetto. Poi il secondo tempo non t'ho sentito, tu dici stasera che ne salvi un paio. Io anche ho fatto un'analisi su Instagram, ho detto che secondo me sulla sufficienza sulla sufficienza so Dybala e secondo me Smalling, ma perché non vedo colpe di Smalling nei 4 che ho presi da Roma, semplicemente per quello. No, secondo ho visto me Ibanez, no, Smalling tra i due. Vabbè, poi insomma parliamo di mezzo voto. Detto questo, io vorrei capire da te, tu dici 4 go non so tanti con l'Udinese o comunque non hai presi 6. A mio avviso so tanti 4 go con l'Udinese, che ripeto, l'ho detto a inizio live, tu non c'eri,
sono tanti i meriti che c'ha l'Udinese, perché secondo me fa una partita perfetta, e questo secondo me c'è da sottolinearlo. Però sono tanti pure i demeriti da Roma. Ma all'Udinese, la sua partita ovviamente non gliela toglie nessuno. I complimenti vanno fatti ad una squadra che ha sfruttato tutto quello che arrivo, e ti ha fatto ha fatto 4 gol, ma nessuno, aspetta Manfred, faccio subito parlare, ma nessuno ha detto che Mourinho non ha le colpe. Io sono uno di quelli che pensa sempre che quando vinci, Damian, sono bravi tutti, ma quando perdi e fai queste figure di merda è colpa di tutti, nessuno è escluso, non c'è eccezione. Se ne salvo due è perché ci hanno messo un qualcosa in più degli altri, ho detto toccano la sufficienza. Vabbè, scusami Stefano, però si può fare una critica a chi è capitano che deve trascinare a Ebram? Tutti, dai leader mi posso aspettare un po' di più? Me lo posso aspettare, ma, perché... è vera questa cosa, ragazzi? Che è dato l'unico andare sotto la culla, la che non lo so, non l'ho visto. La prendiamo per vera, chiedo chat. Ma se sarà sbagliato, ha visto le maglie bianco-nere, sarà andato di effetto. Per favore, non si può fare una battuta, qua, però è una battuta. Ma poi solo una parentesi. Ma il concetto è quello, Manfred. Ma allora, cioè, vedi Damiano la serietà, no? La serietà di Damiano, perché riconosce ieri, ha preso la scuffia, viene qui e commenta la partita a Roma, però sportivamente senza deridere. Ma te che cazzo ridi che hai fatto tu tiri in porta e ti hanno preso a pallonato per 80 minuti? Che cazzo ridi? Scusate, sei infiammato. Ma io non ho detto nulla. Te vedo nervoso. Ma non mi vedi nervoso da ieri che sta piangendo, che te devi asciugare lacrime. Oh. Ma io non mai pianto. La differenza. No, ieri hai pianto come un cane, Augusto. Non dir cagate. Ma che cosa stai dicendo? Che sono l'unico che mi ha parlato di rigore. Sono venuti ragazzi docci pugliesi nel lacrime. Ma ha detto Augusto imbarazzante. Se ne è presa con faccio. Beh, lo vedi. Lo vedi quell'idiota che sta lì dietro che fa i versi come i bambini di 3 anni. Io non ho parlato mai della partita. Sopra, a Napoli io mi sono trovato mercoledì sera a parlare con Andy Nine del rigore che non c'era, che è una cazzata. Ma come non mezz'ora c'era? È questo che ha scritto la Lazio ladrona, cioè mi devo trovare. Vabbè, ma il titolo i titoli a cazzo de cane, il titolo poi io mi ritrovo il giorno dopo che succede una cosa 100 volte più grave e mi ritrovo il Ciro Immobile imbarazzante. Cioè, che cazzo di titoli so? Vabbè, che cazzo di titoli so? Sembra criticare tutto, non va mai bene niente. Ma come comunque, più imbarazzante, quello è sempre un culo. Dai, no, faccio solo, scusatemi, raga, faccio solo una parentesi su quello che ha detto Astro. Meno 16 al gol, forza Regaz. E anche Faina sull'Udinese. Cioè, il bello dell'Udinese non è che oggi ha azzeccato una partita per caso. Il bello dell'Udinese è che Udoji, Beto, Becao, sono giocatori che Samardzic nessuno conosce, esatto. Investe sullo scouting e questo deve fare la società in Italia. È la perché forza a prendere Vabbè, ci hanno avete mandato questa ragazzi al botto, adesso io non so che questa che testimonia che è andato sotto la curva, non lo voglio mettere in dubbio, però no, mi ricordo che c'erano andati. Mi ricordo che erano andati dopo il Bodo, Asso là sotto la curva, sì. Ebram, Pellegrini. Quindi non credo. Ma qua due cose. Una cosa voglio dire a Manfredi. Manfredi, mettete vicino a me, ti dico una cosa. Pensa che mi fa ancora incazzare ancora di più. Ma è quello che ho detto. Pensa, non so cosa ha sentito questo. Prego. Pensa che questa sera l'Udinese addirittura. Te faccio ride, anzi io perlomeno te faccio coda a te, ma mi ero del culo ancora di più a me, perché se ci penso mi viene da spaccare un altro telecomando. Sai che cosa è successo? L'Udinese questa sera, caro Manfredi, ha fatto addirittura turnover, ha messo Beto in panchina, ma Kengo in panchina. Secondo me è stata una scelta. Siamo riusciti, Manfred, siamo riusciti a far segnare gente come Samardzic, che tra l'anno scorso e quest'anno ha giocato 36 minuti. Loric, ma chi cazzo è che era disconosciuto da madre e dal padre? No, quello Beto... che ci ha fatto 4 gol, ma chi cazzo è? No, però Beto non è turnover, eh. L'ha detto più volte che ancora non c'è 90 minuti perché è tornato da poco dall'infortunio. Vabbè, non è che Success abbia fatto qualcosa. No, infatti. No, però dico, dire, non è che ci hanno preso in giro. Siamo riusciti a fare gente come Samardzic 36 minuti giocati in un anno e mezzo. No, volevo Loric, dire, ma tanto... è una discussione che non ha senso questa qua, quella col Bodo, no aspetta, quella con l'Udinese sono due ovvio. Disastri, però voglio leggere, siccome hanno scritto la formazione, lì a Bodo c'era Reynolds, Kumbulla, Calafiori, Darboe,
Diawara, Carles Perez, Vilar, Majoral. Ragazzi, come, ma c'è aperta la finestra, scusi, sempre per ricordarli. No, ma ti voglio dire, ma di che stiamo a parlare? Tipo la formazione che ha vinto gli europei. Dopo un anno, nello specifico di oggi sto parlando, e dopo la Cremonese così e così, e con la Juve così e così, mi aspetto un po' di equilibrio con la Roma. Insomma, puoi anche perdere a Udine, ma poi devi perdere con dignità. Ecco, e oggi non c'è stata sconfitta con dignità partendo da Pellegrini, Ebra, Rui Patricio e Mourinho. E scusi, mi segnali il messaggio di Fabio Venturini? Io no. Non l'ho visto. Eccolo qua. È andato, vabbè, è uno lungo. Ecco qua. Tu non hai capito un cazzo del calcio. Poi, però, cioè, l'Udinese campa coi soldi di Sanchez che ha venduto 20 anni fa, che poi è venuto 20 anni dopo. Ne ha venduti in mezzo, No, però potrebbe campare. Manfredi, visto che questa trasmissione è la tua, se vuoi fare un programma di scouting, fallo in un altro orario. Magari la mattina. Sì, qui si fanno solo rutto, è vero. Solo magari la mattina e fai parlare la gente. Io per favore. Da tre ore. Libera Ribelli ne parla, Giorgia ne parla. Qua è un monologo vostro, se volete noi andiamo via, ragazzi, e fate voi la trasmissione. Dica la sua minchiata, forse. No, scusate. Lo tolgo, lo devo togliere dopo questa. Dai. Manfredi c'è da lezioni di scouting, regà. Fermiamoci un attimo. Io ti dico. Vediamoci la classifica. Faina, mi argomenti perché la sua Lazio è sotto l'Udinese. Forse. Ma sarà per quello, forse, no. Ma che c'entra? No, come che c'entra? Che c'entra? Ma che, no, ci sarebbe solo un modo per risponderti. E quindi? Vabbè, non è un bel momento. Ti vorrei ricordare che la Lazio ha incontrato due squadroni candidati allo scudetto come Napoli e Inter. Sì. Non so se rendo. E poi la Lazio non deve lottare per lo scudetto. Tanto per. Manco sta sotto Udinese, però. Volevo dire una cosa. Perché il paragone delle cose deve essere la Lazio. Cioè, qualsiasi cosa, bravo, il paragone. La Lazio. No, io cioè, volevo vorrei capire il quale base dire... uno parte. Scusate, ragazzi, ci hanno mandato un video. Ci hanno mandato un video sul bot. Raga, Crizzi Allulla, come te la senti per domani? Io ripeto, sarò sbagliato, ma sono sempre positivo per natura. Cristiano, io sono sempre positivo per natura. Non te dico di no. Non te dico di no. Però, tralasciamo la mia positività per natura, ti dico che ho fiducia nella Roma. Camelio non rida, Camelio non rida, per favore. Non capisco dove è il content, parlare da tifoso ed essere fiduciosi a propria squadra, come se io so che andiamo a P4 Pesca Udine, è zero content, è uomo sodo questo. No, però adesso ti abbiamo anche un audio. Ma mi spieghi? Sentiamo un attimo, scusami un attimo. Vai, scusa. I tuoi colori sventolo. Ma che? I brividi mi vengono. Non lo so, è un altro che ci hanno mandato. Non mi stanco mai di te. Forza grande Roma le. I tuoi colori sventolo. I brividi mi vengono. Non lo so, hanno mandato questo audio, mi hanno detto sentilo. Questo sta come gusto, che la grappa sta. No. Non lo potevo sapere qual era. Ma invece che a te non te l'abbiamo chiesto, sulle parole di Mourinho, non so se le hai viste, eh? Ha detto molto a colpa dell'arbitro Maresca, era raccattapalle, è meglio perdere 1-4-0 che 4-1-0. Questa è la prima volta, questa esternazione, meglio perdere una partita 4-0 piuttosto che 4-1-0, non è, pure l'anno scorso l'ha tirata fuori sta giostra, sta esternazione pure l'anno scorso a tirare fuori, ma non c'è solo giustificazione, hanno fatto tenerezza tutti, compreso lui, tutti. Stasera non si serve nessuno, ho detto riesco a metterne due sulla sufficienza proprio toccata, ma pure lui se deve fare un esame di coscienza, perché io pensavo che a fine primo tempo qualcuno lo piava sgabellate, veramente lo doveva sgabellate, e invece non è servito un cazzo, perché siamo scesi peggio del primo tempo, peggio. Siamo te che dici sei migliorata la questione. Sei uscito peggio del primo tempo. Freddy, ma secondo voi la dimostrazione che qui a Roma, Andrea, la dimostrazione qui a Roma che è Sottile, mi l'anno scorso non c'era Sottile nella panchina dell'Udinese. No, che Gotti, se non sbaglio. No, appunto, è una battuta. Entra un allenatore e fa vedere il gioco. Quindi Sarri non fa vedere poco e nulla, e Mourinho non fa l'equilibrio. Quindi questa storia stiamo sempre aspettando. Qui a Roma noi aspettiamo. Ma perché sempre. Dici sempre le stesse cose? Ma sì, però se non arriva il mio parere.
Ma che io dico, perdonatemi, ma Cioffi, Cioffi. Ma è sempre lo stesso, tanto cioè, oggi hai detto De Sarri. Oggi c'è Roma, cosa o devi parlare di Sarri? No, scusa, mi auguro, posso dire... Sono usciti gli highlights, Manfred. Posso chiedere, intanto che facciamo partire gli highlights, posso chiedere a Giorgia lì come si schiera su questo pro contro il gioco di Mourinho? Perché qua siamo un po' schierati, Io so però. Ma, il gioco, vabbè, ovviamente quello di stasera non c'era, quindi... No, in generale... In generale ti dico pro, però poi vedi queste partite e dici scendono proprio con un atteggiamento mentale che non è, è inguardabile. Faina la mano. Cosa? No, no, Giorgio, scusami. No, comunque in generale sono pro, perché alla fine comunque non è che non ha fatto niente, però quando poi scendono in campo così sbagliano. Gio, ma a te ti piaceva la Roma di Di Francesco? No, mi piace più la Roma di Mourinho, ve li vedo diversi in campo. Però... Quando fece bene di Eusebio, ragazzi. Minchia. Andiamo a vederci Mourinho, andiamo a vederci Mourinho. Ma è una sega di ancora una possibilità, quella di rimanere in testa alla Serie A per un giorno. Mourinho chiede ai suoi di restare lassù oggi, ma anche in futuro. Ma sì, ma tu hai visto come giocava, dai, su. Dai, faccia vedere gli highlights e posso parlare. Va bene, ma che sta dicendo? C'era lì dei giocatori, c'aveva, giocava bene. Ah, quindi è colpa nostra se c'aveva i giocatori buoni. No, però Di Francesco non è nessun allenatore, ragazzi, ha fallito dappertutto. Quella Roma era forte di c'era Pjanic, Salah, Zeko. Fateci vedere le line. Anche la Juve c'ha dei gran giocatori. Povero Ribera. Ma perché tutte le volte che ci sono gli highlights fanno tutti così? No, ma Ribera ormai è dei nostri, Censurato. Allora, pare che volevo censurare solo Augusto, per favore. Peggiore di un Udinese che ha detto sua Di Francesco e intensa da Arena di Udine. Buona serata e buon calcio da Nicolò Ramella. Allora. Dybala aumenta subito il passo. Dybala con grande qualità sinistro, fuori di pochissimo, 27 secondi per andare vicino al gol. Paolo Dybala. Deulofeu si abbassa, può calciare. Finta e gioca sulla destra. Pereira, secondo palo. Arriva Udoce. Minchia che dormita, mamma mia. Raga, questo è Gresco nel 2000. Che io penso che pure lui Patrizio non lo chiama qui, Avanti. Questo è Gresco con Poboschi. Ma pure il cross è imbarazzante, cioè. Inserimento di Dybala sinistro. Silvestri salva l'Udinese. Solo calcio d'angolo. Qua se lo mangia, gli ha tirato addosso. Sì, si deve fare meglio. Dalla bandierina. Va sul secondo palo, testa di Success, esterno della rete. Success. Deulofeu. Ma perché Success? Samardzic c'ha il cross. Pereira con il destro, centrale, blocca lui Patrizio. Adesso invece Pellegrini che trova la palla giusta per Celik. Celik in area, spinta. Raga, così questo è rigore, adesso non ne abbiamo parlato, prima. Da qua lo cuccia però, lo spinge. Cioè nell'immagine di prima si vedeva meno, ma qua ragazzi lo spinge proprio. È un intervento scomposto, cioè a norma di regolamento queste figure, però ragazzi, ma sei con su una gamba sola, stai per tirare e uno ti tocca e voli, cioè non è che abbassa la spalla, cioè prima di tutto bisogna vedere che metro ha tenuto l'arbitro in tutta la partita. A me qualcuno aveva detto che fosse fuori gioco. L'esterno turco. No, era fuori gioco quello di Belotti. Non lo so. No, l'altro rigore, quello di Belotti, era fuori gioco, infatti non è stato. Comunque domani, ragazzi, alle 2:30 con errori arbitrali ne parliamo. Rui Pasticcio qui, stasera invece di Rui Patrizio, Rui Pasticcio. 2-0 Udinese. Almeno noi Maximiliano si è fatto fuori da solo, hai visto? Vabbè, manca a paragonarlo quello far carrozziere. Ora primo palo colpo di testa di Roma, ancora Roma. Questo far pasticcere, c'ha le mani di farina, c'ha la farina sopra le mani. Dai, sì. Ma tu puoi paragonare davvero? Si è buttata la palla da dentro da solo. Ha tirato da centrocampo, ha tirato. Hai fatto segna Samardzic, manco dal fornaio segna, porca miseria. Pure male Stefano, pure qua ha fatto male, guarda.
dormito proprio in ritardo, è partito. Poi è partita la mozzarella. La mozzarella. Prova a contenerlo Pellegrini, ma non ci arriva. Ancora De Olofeo, aumenta il passo. Serve Beto, vuole l'1-2. C'è Makengo da fuori. Qua la Roma era totalmente nel pallone, raga. Non c'era più. Sì, ma io anche qui non l'ho capito. Cioè, perché se tu facevi il 3-1, cosa cambiava? Perché ti devi far umiliare così? Andrea, se metti tutte punte poi alla fine ti trovi squilibrato, non puoi prendere un contropiede 1 contro 6 su un calcio d'angolo su 3-0, ragazzi, non vi si sente, ragazzi, porco. Lo festeggia nei migliori dei modi. Ma che cazzo, manca la madre, lo conosceva prima di stasera. Maresca dice che è finita qui alla Dacia Arena, arriva la prima sconfitta stagionale. Prego, ragazzi, abbiamo dai 3 agli 8 minuti e poi dobbiamo andare sulla Bologna Udinese, se puoi, per Bologna. Se puoi mettere il secondo gol dell'Udinese, guarda Pellegrini come si fa saltare come un broccolo. Ma ragazzi, portate rispetto a tutta la Serie A. Tra l'altro, credo dalla prossima settimana partirà anche un programma sulla Serie B. Dalla prossima, oh, così Camelio la mandiamo là in collaborazione con la Lega, no, così di Serie Gabra, B. Così Gabra può tornare su TV. Forse arriva. Potrebbe arrivare anche stasera, cioè non è che serve la Serie B. Prego, Harry. No, dico, guarda, va bene. Perfetto, dell'Udinese. Apriamo le gabbie. Si addormenta, gli fa una finta, è una cosa clamorosa. Lo stavo per dire io. Se l'è guardato Samardzic. No, una cosa penosa. Oh, raga, a dispetto delle azioni singola, che uno può sbagliare sempre, anche se l'errore di Cardo è imbarazzante, eccetera. Cioè, questo io non mi sono stancato. Questo calcio qua, che tu perdi e inizi a mettere 7 punte, cioè era vincente 15 anni fa, cioè non si può più giocare a calcio così. Esce una squadra organizzata un minimo, ti fa il culo. Se tu metti 6 punte così perché dici, oh, vabbè, così faccio i cross e recupero. Lui lo sa che doveva fare, non se ti aspetta. Una cosa, lui doveva mettere subito la difesa a 4, aggiungere un centrocampista, oh. La squadra era più ordinata e più corta, così era un casino. Ha messo 25 punti, ragazzi. Dai, su, che qua? Ci abbiamo coso qua. Ma io sono veramente un bello incazzato, però oggi me la prendo più con i giocatori. Ah, dicono che il coro, il coro alla fine diceva così, cambiava. Vale, i tuoi colori sventolo, i brividi mi vengono, non mi stanco mai di te. Ma ne pio più di 3. Vabbè, dai, fa ridere. Dai, così ha più senso, dai, sono stati simpatici. Dai, un giorno ci riderai, dai. Vedo Giorgia contrariata, eh? Abbastanza. Ma non è colpa nostra, i follower. Vabbè, abbiamo finito con la Roma. Magari sì, però scusate Augusto, tutti, ci dobbiamo parlare del Bologna, no? Sentiamo Faina, no, adesso tutto rispetto. No, anche della Sampdoria Verona. Io spero che questi due cialtroni di conduttori, perché questi sono due cialtroni. Sì. C'ha ragione Augusto. No, c'ha ragione Augusto. Perché l'altra settimana furto a Genoa, una rottura di coglioni, Andy Nine due coglioni come non si sa che. Ducascio Cavalli mi ha fatto venire. Stai attento. Ieri nulla. Oh. Ieri nulla. E ieri il titolo, l'Inter, il Milan. Ma c'era il derby di Milano. Però aspetta, che parliamo della Lazio. Però aspetta, ma avete scritto Immobile, so che cosa. Però aspetta, non so che. Tu dici parliamo di Bologna. Io spero che voi abbiate invitato uno dello Spezia. Non l'ho trovato. Ah, non l'hai trovato, lei è un cialtrone. Vabbè, dai, lei è un cialtrone. Sa solo criticare. Dai, lei è un buffone. Va bene. Vediamo con Asso che ci abbiamo fregato. Le sue analisi del fantacalcio stanno facendo perdere migliaia di persone, Manfredi. Si vergogni. Comunque, si vergogni. Per favore, Faina, noi guardiamo gli abbonati. Il resto non conta. Dello Spezia, Faina, cioè proprio non ci sono. Se ogni tanto la Roma deve perdere comunque partite così, non so se Asso e Giorgia sono. Ah, ma fumo una sigaretta e piuttosto per far tornare il sorriso ad Augusto, ogni tanto a me ci può stare, dai, perché oggi lo vedo rinvigorito. Ieri era un po' triste. Oggi si è risvegliato, ieri. Che botta, oh.
Ma guarda, mi avete allora, aggiustato io... un weekend da Augusto. No. Allora, io adesso stava là, sono andato a cercare tutte le notizie, le pesche, gli screen, quello, quell'altro. No. Allora, io ricevo questo messaggio alle ore 18:31. È qualcuno che... Non lo dire. Alle 18:31 uno mi scrive: sei pronto se steccano? No, vabbè, Manfred, se volete vi faccio vedere il messaggio che mi ha mandato a me, eh. Alle 22:09, alle 22:09 mi scrive: ci siamo. E io gli scrivo, un pareggio lo prendiamo, credo. E lui scrive sotto: processo Roma. Questo è il no, io vorrei, prima che vadano via i romanisti, vorrei dire una cosa. Vorrei chiedere una cosa e dire una cosa. Stefano, hai visto quanto io sono magnanimo? Caro amico, Gabbiadini, hai fatto le storielle, tutto a posto. Io stasera sono stato magnanimo. Detto questo, no, una domanda seria. Cazzo, niente, mica mi ha segnato Gabbiadini. Ma sto scherzando. Ma ti conosciamo quelli che ti ha segnato? Manca la madre, conosci. Io, per me forse manco c'hanno Instagram. Ma al di là di questo, vorrei chiedere una cosa. Non so se avete visto l'episodio... Scherzo, Manfredi, ovviamente. Non so se avete visto l'episodio di ieri che coinvolge Mario Lui e Lazzari. Vorrei sapere un vostro parere. Però siccome a me interessa sapere il loro parere. Ah, quello stiamo parlando del braccio largo lì. Sì, della gomitata di Mario Rui. No, la gomitata. Mi faccio decidere chi l'ha chiesto, se è una gomitata. Prego, Matt, parti. Ma sincero, insomma, se quello è il rigore fischiamo tutto, nel senso. Cioè Mario Rui era davanti. Ha preso posizione, un po' scomposto, ma insomma. Chi risponde, io o Stefano? Uguale, fate tutti. Allora, per me vale lo stesso discorso che ho fatto la Roma, per me attaccarsi al rigore di ieri dell'Astro, che il Napoli gli ha fatto una fascia così grossa a mister fenomeno Sarri Bols, quindi zero gioco. Diciamo Henry che avrebbe un pochino più senso di quella di oggi. Sì, cioè... un po' di più, però aspetta. No, ma lui non lo capisce sto fatto, è una cosa che non ci arriva. Comunque Bergo... No, fammi finire. Voi potete prendere... Ma Camelio, non era verso di te la domanda, che palle! Ho fatto Marelli... una domanda a Giorgia, Ribera e Asso. No, voglio le loro risposte. No, fammelo dire. No, perché già ti ho sentito nei coglioni. Lo voglio dire pubblicamente. Ho fatto una domanda, vorrei sapere. No. Matt ha detto il suo, Giorgia adesso non c'è. Vorrei sapere quello di Stefano e poi andiamo al Bologna. Vai, Harry. Allora, Marelli ha detto 50%. Errori arbitrari ha detto che era rigore. Bergomi ha detto che non era rigore. Per me si può dare e non si può dare, ma non cambia nulla. Ma dove è andata Giorgia? Va sfondato ieri. Magari si è scaricato il cellulare. Asso? Mettilo, allora, Pancio, intanto così capiscono di che stiamo parlando. Allora, il braccio ovviamente è ma troppo... Ma veramente stanno riparlando della roba della Lazio? Ciccione, Faina, che tu... Faina, ho fatto una domanda. Commento a caldo dei romanisti. Prego. Vai. Allora, il braccio è evidentemente alto. Dico che si può dare questo rigore, però non è un rigore che dici è solare, nitido, che deve non salti dalla sede. Non fa scandalo. Se dai questo, devi dare pure quello di stasera su Matic. Uguale. Ok, vabbè, domani lo facciamo bene con Dennis, raga. C'è Penguin che ha fatto delle storie che mi dicevano che... Sì, lo stavano spammando prima in chat che stavo leggendo. Vai. Okay. Non è condizionato nessuno questa richiesta, Vediamo. 0 dell'Udinese contro la Roma e vedo la gente scandalizzata. Fa strano il risultato. Cosa vi fa strano? Io piuttosto mi scandalizzerei quando squadre come la Roma, la Juventus, allenate da dei signori che fanno del non giocare a pallone una filosofia, vincono. E io mi meraviglio quando la Roma batte la Cremonese. Mi meraviglio quando la Juventus non perde a Firenze contro la Fiorentina dopo che subisce per tutta la partita la squadra avversaria. Se ne sono accorti tutti dopo un annetto, dai, sono arrivati tutti a fare sto ragionamento. Cristian, scrivigli un messaggio se vuole entrare. Benvenuto sul carro di Manfredi o di Camelio.
Ma lei Camelio allora, contro Allegri anche? No, adesso sta facendo male, va riconosciuto da un annetto e mezzo, non sta facendo male neanche lui, le cose vanno dette. A me piacevano, li mettevo un po' sotto Ancelotti, allora è simpatico. Però mi piacevano, però non stanno facendo bene.